per questo progetto che nasce del rilevamento, fondamentalmente del rilevamento dei prezzi, per far sì che ci sia una messa a sistema del settore ittico che oggi non viene, diciamo, regolamentato ad hoc. È innanzitutto un canale diretto per San Benedetto che riesce a sedersi direttamente su un tavolo ministeriale, cosa che prima non avveniva. Quindi il discorso dei prezzi, a mio avviso, è un piccolo passo per far sì, per dare importanza anche rispetto ad altri mercati e ad altri porti, perché fissare comunque un prezzo o essere, diciamo, su un listino dove c'è appunto scritto il porto di San Benedetto su una serie di, diciamo, di tipologie di pescato è molto importante, cosa oggi non avviene. Quindi è un modo di prendere spazio e di, diciamo, di allargare gli orizzonti. Quindi dico, anzi, è un modo proprio per sostenere la marineria in tanti tipi di spazi per voi. Premesso, questo progetto nasce prima, è in una fase embrionale rispetto a tutto quello che è successo purtroppo nell'ultimo anno, però nel senso mira comunque in quella versione. L'obiettivo, appunto, che domani saranno presenti diverse autorità operative proprio al Ministero, che parte il segnatore Battistoni, anche in direzione pesca di Cino proprio del Ministero, è proprio dove loro sono stati ben volentieri, insomma, ben contenti di partecipare personalmente. Quindi questa è una testimonianza comunque che c'è una vicinanza e quindi di dare importanza a questo segmento in modo diretto. Io la metterei così anche oltre la metterei anche così, che questo è l'inizio di un nuovo, diciamo, progetto di sviluppo per la marineria sanlentese, che parte proprio da questo concetto che la dottoressa ci ha messo in campo, che magari direttamente non può interessare alcuni settori della marineria, ma serve proprio per aprire tutto un indotto che poi dopo può essere quel valore aggiunto per le imprese di quel settore, e far sì che San Benedetto e la sua marineria ritorni a essere fulcro centrale su alcuni progetti nazionali, ci dà la possibilità oggi più che mai, con tutti i fondi che ci sono e i progetti che si stanno instaurando, di poter entrare poi dopo in qualche progetto anche nazionale, come ci diceva la dottoressa e l'assessore per lei prima, proprio iniziando da questa partita che magari può essere poco interessante per alcune imprese, ma tu devi iniziare da una parte, entrare in un meccanismo nazionale e aver riportato, se mi ricordo, però ci può ricordare le città, San Benedetto nel confronto con quelle città, io penso che sia una raggiunta enorme. Dobbiamo essere bravi qui a essere più inclusivi che divisivi, perché oggi la moda di oggi è la divisività che non l'inclusività. Se noi siamo bravi a mantenere una filiera di inclusività fra tutti gli attori che partecipano, anche il settore, diciamo, più vivo, quello produttivo, che è all'interno del mondo del porto San Benedetto e altrove, ne avrà un beneficio. Dovremmo essere tutti quanti bravi, da noi, dalle altre istituzioni, dal sistema bancario, i centri di ricerca universitari, ma anche dalla stampa, perché più siamo inclusivi, più gli imprenditori possono avere quel benefit che devono avere, in un momento delicato, però in un momento dove stanno arrivando tantissime risorse. Perciò ecco, i complimenti che faccio a loro, che si sono innescati in un progetto nazionale dell'Unione Camere, proprio nel momento, diciamo, topico, dove si inizia a ragionare su altre filiere. Ecco perché il dottor Pellei prima ha fatto anche l'accenno su insieme a Spazzafuoco, che inizia con l'università un nuovo progetto anche per l'analisi delle acque, perché anche su quella sostenibilità delle acque è un valore aggiunto, e portare delle risorse su quelle va a portare un vantaggio sia per San Benedetto, ma sia per tutta l'economia del mare che gira intorno con i vari comparti sul porto. Mi è venuta in mente qualche domanda, scusa. Sì. Una domanda molto interessante, quindi se non abbiamo altre domande avremo finito la conferenza stampa, vi invitiamo tutti domani.